Professore Podestà, dunque la Concordia è arrivata finalmente, diciamo, alla portata un po' di tutti. Sì, la prima metà, perché la Concordia è un'opera colossale. Negli anni scorsi ho tradotto la prima parte, cioè i primi quattro libri, vale a dire nella traduzione che abbiamo prodotto con Viella sono oltre 300 pagine, di quello che è il testo più importante della visione della storia di Gioacchino. Quindi già dai primi quattro libri, ma poi anche successivamente, grazie anche all'opera nella sua completezza, si potrà avere un quadro veramente chiaro, netto e determinato dell'opera di Gioacchino, che viceversa ancora adesso è oggetto di grandi semplificazioni. Ci capita di leggere che Gioacchino è dappertutto, lo si trova nel Rinascimento, lo si trova nell'età moderna, ma in forme ipersemplificate. La Concordia è un testo complesso che però, opportunamente letto, ci mostra un quadro di una visione grandiosa della storia dominata dallo Spirito Santo. Dunque, Gioacchino ha impiegato 15 anni per la stesura di questa sua opera, lei ha impiegato 5 anni per la traduzione, stasera però l'ha resa un po' facile per tutti quanti noi che eravamo in abbazia a seguirla. Sì, Gioacchino ha impiegato 15 anni e soprattutto quello che è grave, comunque che è impressionante, è che Gioacchino in 15 anni ha continuamente lavorato e rilavorato la sua opera, tornando costantemente su di essa, il che fa sì che di diversi passi esistano due o tre redazioni. E non è stato facile per l'editore del testo latino, cioè il professor Paciowski dell'Università di Costanza, individuare sempre il passaggio più opportuno. Però nello stesso tempo questo è il segno di un lavorio intellettuale che è andato avanti molto a lungo. Ho cercato di seguire alcune grandi linee dell'opera. Mi pare che quello che è importante della Concordia, almeno dei primi quattro libri, è come si presenta Gioacchino, cioè un autore che legge operativamente e profeticamente la Bibbia, qual è la sua grande visione della storia, imperniata su un modello binario e su un modello ternario che egli cerca di combinare in una originale aritmetica teologica, qual è la sua visione della politica ecclesiastica, per cui Gioacchino pensa che si debba mediare con l'imperatore e non affrontarlo a viso aperto, che sarebbe semplicemente un grande rischio sia dal punto di vista reale dei rapporti di forza, ma anche dal punto di vista teologico, perché vorrebbe dire affrontarlo superbamente e non disporsi al passaggio attraverso la cattività babilonese, attraverso la servitù. E infine ho cercato di vedere il monaco, che soprattutto nella fase finale del quarto libro diventa sempre più pensoso e incerto sulla sorte del monachesimo cistercense rispetto al suo destino futuro. Ecco, è qui proprio anche che ci sembra quasi di sentire il respiro di Gioacchino tra Petralatra e Iure Vetere, perché in questo passaggio Gioacchino decide in fondo di abbandonare l'ordine cistercense per una perfezione più alta, e quindi intravediamo il travaglio e nello stesso tempo la speranza del grande riformatore monastico, che vede esaurite delle esperienze precedenti e pensa che si debba ripartire ex novo. Ecco, il prossimo appuntamento su questo argomento. Il prossimo appuntamento, per quanto mi riguarda, è il lavoro sul quinto libro della Concordia, che però, ahimè, è equivalente ai primi quattro, e quindi ci vorrà del tempo. Invece, per quanto riguarda l'edizione delle opere di Gioacchino e in generale, più in generale, la collana della Viella, che attualmente è diretta dal collega Marco Rainini, dopo che fin dalle origini fu diretta dal collega Roberto Rusconi, ecco, i passaggi successivi sono il secondo volume degli scritti brevi di Gioacchino. Il primo lo abbiamo pubblicato un paio d'anni fa, e questo, con questo secondo completiamo l'edizione di tutti gli scritti brevi di Gioacchino.
E poi toccherà, spero, al quinto libro della Concordia, ma nel frattempo già si preparano altre imprese a partire da quella che sarà rappresentata dagli atti del decimo congresso di Gioacchino, che si terrà qui a San Giovanni nel settembre del 2024.